Una porzione di tetto dell'ex Valle Susa, a Rivarolo Canavese, si è incendiata nella giornata di domenica 29 gennaio intorno alle 16. Le fiamme si sono sviluppate da un cumulo di masserizie poste all'interno della struttura e, alzandosi, hanno subito intaccato una parte di tetto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Cornier, Castellamonte, Ivrea, San Maurizio, Autoscale e Carrofiamma. Presenti anche i carabinieri di Rivarolo con il neocomandante di stazione Alfonso Lombardo. Le operazioni per domare le fiamme, che si stanno estendendo, e per la messa in sicurezza della copertura dureranno ancora alcune ore. Accertamenti in corso sulle cause.